Invitalia potrà entrare nella compagine azionaria di Sidera-Lois. Lo ha annunciato l'ex ministro Carlo Calenda con un tweet, compiuto anche l'ultimo importante passaggio della partita ex Alcoa. Iglesias, ventenne armato a spasso per le vie del centro. Dopo una chiamata al 113 la polizia è riuscita a individuarlo. Passa montagne e guanti, pronto a mettere a segno qualche furto. Aias, CGIL e CISL e UIL chiedono un incontro urgente. Le rappresentanze sindacali della funzione pubblica vogliono incontrare l'assessore regionale alla sanità Luigi Arru e il direttore della DS Fulvio Moirano per sbloccare l'avvertenza Aias. Il 5 per 1000 a favore delle attività sociali del Comune. Il Comune di Carbonia invita i contribuenti a scegliere di destinare una quota di imposte a favore dei concittadini meno fortunati. Ben ritrovati su Canale 40, come abbiamo riportato nei nostri titoli di apertura, Invitalia potrà entrare nella compagine azionaria di Sidera-Lois. Lo ha annunciato l'ex ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda con un tweet dalla sua pagina social. L'ultimo importante passaggio della partita ex Alcoa dunque è stato compiuto. Maggiori dettagli in questo servizio. La Corte ha registrato il decreto per consentire Invitalia la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Sidera-Lois, ex Alcoa e la percentuale dipendenti. Ultimo passaggio concluso. E quanto recita il tweet dell'ex ministro Carlo Calenda lanciato sulla sua pagina social mercoledì 6 giugno. E così anche l'ultimo e tanto atteso atto della partita ex Alcoa, oggi Sidera-Lois, è stato compiuto. Invitalia potrà entrare nella compagine azionaria di Sidera-Lois. Il gruppo svizzero intanto procede spedito con le operazioni di premessa per il riavvio degli impianti, per cui sono stati previsti investimenti per circa 140 milioni di euro. Sono state assunte 4 figure professionali importanti. Sta per essere montata la nuova insegna Sidera-Lois e sarebbe al vaglio della dirigenza il piano di revamping per sistemare gli impianti e riavviare dunque la fabbrica. L'obiettivo è rimettere in marcia il più presto l'impianto, sul tavolo investimenti per 135 milioni di euro con una previsione sul fronte dell'inserimento lavorativo che conta circa 370 unità dirette, più 70 a contratto e altri eventuali 50. Per ciò che riguarda gli ammortizzatori sociali invece è di questi giorni la notizia della proroga sino al 31 dicembre per i lavoratori delle aree di crisi complesse, ovvero Porto Vesme e Porto Torres. E adesso la cronaca. La polizia di Iglesias nella giornata di ieri ha denunciato a piede libero un ventenne pregiudicato del posto per il reato di possesso di armi e oggetti atti a offendere. Sentiamo. L'episodio si è verificato a Iglesias intorno alle 13.50 quando è giunta una chiamata al 113 che segnalava un individuo in via Battisti con il volto coperto da un passamontagna che si aggirava furtivamente tra le autovetture in sosta e che al passaggio delle persone lo sfilava velocemente dando modo così ai passanti di fornire dettagliate descrizioni sull'individuo. Il personale della sezione anticrimine della squadra volante del commissariato si è così recato immediatamente sul posto dove ha individuato subito il ventenne. Fermato e identificato dal controllo è stato trovato in possesso di un sacchetto di carta contenente un cappellino di lana nero sul quale erano stati praticati 2 fori utilizzato appunto per coprire il volto, un paio di guanti azzurri di nitrile e un coltello della lunghezza di 22 cm e mezzo con lama fissa seghettata, tutto poi sottoposto a sequestro. Non si esclude che il giovane potesse essere sul posto per mettere a segno un'azione delittuosa in una delle attività commerciali presenti in quella via. Ancora la cronaca, parliamo sempre di Iglesias nell'ambito di servizi effettuati dalla Polizia di Stato in occasione degli ultimi sbarchi di migranti avvenuti sulle coste del Sulcis Iglesiente. Gli uomini della squadra mobile hanno tratto in arresto un cittadino algerino destinatario di un mandato di arresto europeo. Grazie alle verifiche effettuate dai poliziotti dell'ufficio immigrazione della Questura di Cagliari e dagli operatori del gabinetto regionale di polizia scientifica si è potuto accertare infatti che Tolba Monzef, 43enne, entrato nel territorio avantieri mercoledì 6 giugno, era destinatario di un mandato di arresto europeo ai fini dell'estradizione o consegna, poiché responsabile di produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti emesso
dall'autorità giudiziaria tedesca in data 12 aprile 2018. L'avvertenza AIAS in apertura di questa seconda parte, le organizzazioni sindacali di CGIL e CISL e UIL per la funzione pubblica chiedono un incontro urgente con l'assessore regionale della sanità Luigi Arru e il direttore dell'ATS Fulvio Moirano per poter proseguire la discussione sull'avvertenza AIAS. Come è noto infatti, l'avvertenza dei lavoratori, aperta da diverso tempo, si colloca in un quadro piuttosto buio, in particolar modo dal punto di vista degli stipendi. Ecco perché i segretari Roberto Gessa, Davide Paderi e Fulvia Murru, fortemente preoccupati per la lunga fase critica dell'azienda, chiedono che si faccia urgentemente l'incontro con Arru, l'assessore Arru e il manager Moirano, con il coinvolgimento del datore di lavoro. L'amministrazione comunale di Carbonia destinerà il 5 per mille a favore delle attività sociali del comune. Da qui l'invito ai contribuenti a scegliere di destinare una quota d'imposte a favore dei concittadini meno fortunati. Guido Cadoni. Il numero degli indigenti aumenta, le problematiche sociali in genere sono sempre più complesse e l'amministrazione comunale di Carbonia ha deciso di destinare il 5 per mille a favore delle attività sociali del comune. È di questi giorni infatti l'invito ad apporre la firma sulla dichiarazione dei redditi, difatti i cittadini possono scegliere di destinare una quota di imposte che devono comunque essere versate per le iniziative sociali del comune. In tutti i modelli per la dichiarazione del reddito, modello 730, modello unico, CUD, il cittadino troverà un modulo o un'apposita sezione. Si rammenta che il 5 per 1000 non è una tassa aggiuntiva per i contribuenti. Infatti, in mancanza di una scelta sulla destinazione di questo importo, la stessa somma verrà versata direttamente allo Stato. Per scegliere il comune di residenza come destinatario del 5 per 1000 è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta «Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza». Il cittadino, con la sua firma per il 5 per 1000, potrà aiutare un suo concittadino meno fortunato, una famiglia sotto sfratto, un senza tetto, una persona che ha perso il lavoro, una famiglia in povertà estrema o un malato che potrà avere delle cure più adeguate. Una firma dunque che non costa nulla per chi la mette, ma può significare tanto per chi è destinatario degli interventi sociali del comune. Domani sabato 10 giugno alle 3 del pomeriggio ci sarà la sesta tappa del 22esimo giro del Sulcis Iglesiente targato XAIN. Ritrovo, iscrizione alle 15 presso il Muffin Bar di via Principe di Piemonte a Giba, parcheggio presso la piazzetta Marco Pittoni. Si partirà alle 16.30, il giro attraverserà Giba, Piscina, Sant'Adi, Teulada, Sant'Anna Resi, Ispillonis, Villa Rios Vecchio e chi vuole trattenersi a cena potrà farlo presso l'agriturismo I 13 Pini che si trova nella strada vecchia di Portobotte, numero 24 Giba. Vediamo qualche appuntamento per questa terza parte del nostro telegiornale. Festa patronale oggi a Cortoghiana per il Sacro Cuore di Gesù. È prevista la chiusura del traffico veicolare nel centro abitato della frazione di Carbonia. Essendo una ricorrenza molto sentita dagli organizzatori, sono attese centinaia di persone. L'amministrazione comunale per la sicurezza e la pubblica incolumità ha previsto dunque la chiusura del traffico dalle 19.30 durante il passaggio proprio della processione in piazza Venezia e in diverse vie centrali della frazione di Carbonia. A Sant'Antioco invece da oggi fino a domenica 17 giugno, per quanto riguarda i giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 4 è vietato il transito e la sosta dei veicoli nel corso Vittorio Emanuele in via Garibaldi. A disporlo è un'ordinanza del sindaco Ignazio Locci, dal momento che l'amministrazione intende istituire l'isola pedonale nel centro cittadino per il periodo estivo. Nelle stesse strade dal 22 giugno e sino al 9 settembre, dalle 20 alle 4, è vietato il transito e la sosta dei veicoli tutti i giorni della settimana.
È consentito solo per operazioni di carico e scarico l'accesso e la sosta breve ai residenti e agli operatori commerciali muniti di permesso rilasciato dal comando della Polizia Municipale. I trasgressori saranno perseguiti secondo i termini di legge. Lo scorso 25 maggio è entrato in vigore il regolamento europeo sulla privacy denominato GDPR, ovvero General Data Protection Regulation, una novità con la quale devono farsi trovare preparati non soltanto gli enti pubblici ma anche le imprese. In quest'ambito Confartigianato Imprese Sud Sardegna ha organizzato in collaborazione con il Comune di Carbonia un incontro pubblico in cui verranno illustrati i contenuti della nuova normativa e gli adempimenti richiesti alle imprese. Il convegno si svolgerà martedì 12 giugno alle 18 presso la sala riunioni della Torre Civica e sarà coordinato da Pietro Paolo Spada, segretario di Confartigianato Imprese del Sud Sardegna. In rappresentanza del Comune di Carbonia sarà invece presente l'assessore per le attività produttive Mauro Manca. Con questa notizia è tutto, il nostro telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni meteo e poi Noas in Curso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40 e auguro a tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci.